Eccoci sulla via di salita. Dov'è che andiamo, Claudio? Andiamo a mangiare su. No, la via, il nome della via. Diretta al banano. Diretta al banano, la via più facile. In realtà andiamo alla Piola. Stiamo andando a mangiare. Ma qualcuno ci crede, dai. Siamo a Bucce d'Arancia allora, perché al banano c'era l'intasamento. E a Bucce d'Arancia c'è un intasamento minore, giusto? C'è traffico, c'è meno. Eccoci alla fine, quasi alla fine del primo tiro di Bucce d'Arancia. Vai, vado, va. Ale, Claudio, guarda qua! Sei su Candid Camera! Tira! Siamo alla sosta numero 2 di Bucce d'Arancia. Claudio è partito. E piano piano andiamo su. Diego partito velocissimo sulla quarta lunghezza di Bucce d'Arancia. Loro invece sono su un'altra via, Sab, sembra. Non sono italiani. Te suisse? Oui. Ah, bon. Tu vale? C'est pas loin? Non, c'est pas loin. Parce que j'ai vu que tu ne comprenais pas l'italien. Alors j'ai dit. Toi, tu es d'ici? Du Turin? Ah. C'est plus près du Valais. Non? Ouais, c'est plus près, tu dis. Oui, c'est, je crois, combien de 40 km? Ouais, d'ici, ouais. Aussi chez toi? Ouais, on est quand même plus proche d'ici. Ouais. Oui, ça dépend. C'est le Valais, c'est pas trop petit. Hein. Questo può fare la change. Adesso, tra un po', ci dovrebbe essere il boschetto. Change, let's change. Che vuol dire andiamo sulla change. Andiamo in gruppo a change. Ale, sei vivo? È troppo forte, vai troppo forte. Non era questo. Sì. Uscita del quarto tiro. Scusa, vai. Questo è il quarto. C'era la partenza lì sul bagnato che non mi è piaciuta niente, infatti sono andato a sinistra. Con le mani piene di spine. Ah, c'è lo svizzero dietro. Eh sì, anch'io mi sono. Ho detto speriamo che la betulla tenga. La betulla tenga. Ah, profunda. Eccoci qua, siamo alla fine dell'ottavo tiro, c'è ancora un tiretto facilissimo di terzo e il sole è già tramontato da 40 minuti, comincia a fare freschino e certo che c'è un po' di preoccupazione perché quando è così ti vedi andare giù il sole e dici adesso arriva la notte, qui come facciamo che siamo ancora... Abbiamo impiegato tanto tempo... Vabbè, noi non siamo veloci, ma non potevamo andare di più perché c'erano altre cordate davanti che più o meno il livello era uguale al nostro. Considerato che avevano 20 anni meno di noi, io mi riterei soddisfatto. E adesso facciamo ancora sto tiretto e poi usciamo, ci mettiamo le scarpe, che la vera tortura dell'arrampicata è salire con queste scarpette qua. Sono una maledizione infernale, al cui confronto gli scarponi da scialpinismo sono delle pantofole. GoPro resta! Cristina, non ha mai visto la GoPro? Sì! Funziona. Siamo arrivati al camper, che ore sono? Aspetta, dobbiamo documentare. Le ok
che mare 16, no, 17.50. Ah, le 18. Che cosa? 17.50. Lavati le mani, Claudia. Basta. Ce l'hai ancora accesa? No. È la lucina. GoPro spegni. Allora, sì. Perché fa subito ambient. Fa ambiente, no, ma davvero, Fa proprio ambiente. No, ma sono carine queste cose. Poi le vendono anche tutte. Sì, poi addirittura lungo, addirittura, sì, lungo tutta la parete addirittura. Sì, sì. Incredibile. Ti stai rendendo.